Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e col Money in the Bank sono stati commessi degli errori. Non tutte le valigette hanno assicurato al suo detentore di battere il campione e vincere il titolo mondiale. Specie negli ultimi anni la percentuale degli incassi persi si è alzata non poco e vorrei parlarne con voi. Questi sono i fallimenti del Money in the Bank, i fallimenti in the bank. Nel 2012 John Cena si aggiudicò uno dei peggiori Money in the Bank ladder match con soli 5 partecipanti. Il finale in cui staccò senza volerlo la valigetta dal gancio per colpire Big Show ha un effetto molto comico, ma mai quanti festeggiamenti in cui urla come un bambino che trova il regalo sotto l'albero di Natale. E già la sera dopo a Raw annunciò subito quando e come avrebbe voluto incassare sul campione CM Punk. We will find out who the best in the world really is. Già visto con Rob Van Dam, questo è certo, ma onestamente non credo ci fosse nessuna alternativa. Tra tutti i vincitori del Money in the Bank, al leader della C-Nation non sarebbe servito l'opportunismo. Potremmo invece discutere sul fatto se Cena dovesse vincere o meno quella valigetta. Il match titolato, annunciato con una settimana d'anticipo, si tenne nella puntata del 23 luglio 2012, main event dello storico episodio numero 1000 di Monday Night Raw, gran bella puntata tra l'altro. All'interno della serie di sfide tra John Cena e CM Punk non riesce a raggiungere la vetta, ma piacevole. Il finale però è un modo per non scontentare nessuno perché arriva Big Show a far scattare la squalifica. Ecco come avvenne il primo incasso fallito del Money in the Bank, non per una sconfitta per schienamento. Tecnicamente il leader della C-Nation batté l'atleta Straight Edge per squalifica causata dal gigante. Come se non bastasse, cercarono di mettere ulteriormente in secondo piano la mancata vittoria di Cena, chiudendo lo show col turn heel di CM Punk, che impedì a The Rock di andare a segno con la People's Elbow. Hanno voluto sdoganare il fallimento della valigetta cercando di giustificarne in tutti i modi la sconfitta. Non una brutta idea far fallire l'incasso ad un main eventer già affermato piuttosto che ad uno in costruzione. Pensandoci, diedero il Money in the Bank a chi più di tutti nel roster sarebbe stato in grado di resistere. Concedetemi la battuta di incassare una perdita tanto pesante, anche perché in fin dei conti non perse nemmeno. Lo stesso non si può dire del secondo uomo che sprecò la ghiotta occasione della valigetta. Un anno dopo a vincere quella blu fu il salvatore intellettuale delle masse Damien Sandow. Al termine di un gran bel ladder match saranno anche passati 10 anni, ma lo considero tra i recenti più belli. Come se non bastasse, cementificando la sua natura da cattivo senza scrupoli, pugnalando alle spalle colui che ai tempi era il suo più fido compagno all'interno del team Rhodes Scholars, ossia Cody Rhodes. Because that is what separates the intellectual savior from the unwashed masses. Ricordo che a quei tempi ci fosse un discreto momentum attorno a Sandow, anche giustificato perché il personaggio funzionava, old school ma divertente, e la faida con l'ex amico sembrava il riscaldamento perfetto. E prima del loro match uno contro uno a SummerSlam, il figlio dell'American Dream pensò bene di sbarazzarsi della valigetta del suo avversario gettandola in mare, la cosa bella è che Sandow non sapesse notare. Tuttavia questo gli permise di tirar fuori il suo nuovo Money in the Bank, rifinito su misura, tutto in cuoio. The improved, the Sandowized Money in the Bank briefcase. Ancora oggi è una delle valigette personalizzate più belle in assoluto, non voglio sentire repliche. Nel frattempo, ad Hell in a Cell, John Cena tornò per sconfiggere Alberto Del Rio e vincere il titolo mondiale. E col braccio ancora gonfio e fasciato per il precedente infortunio, Sandow vide l'occasione dell'incasso. Lo raggiunse sul ring la sera dopo a Raw e lo attaccò proprio lì dove fa più male, col Money in the Bank. Non attese la fine di un match. Si creò lui stesso lo spiraglio per incassare costringendo il campione alla difesa. L'incontro non fu neanche male, carino, solo che il verdetto finale lasciò tutti increduli, attoniti, stupefatti. Nonostante il braccio ancora sofferente, il leader della C-Nation sconfisse il salvatore intellettuale delle masse. Damien Sandow fu il primo ad incassare in modo opportunistico e a fallire miseramente l'assalto alla cintura. Un buco nell'acqua ancora più grande se ripensiamo al fatto che lui, in teoria, aveva la gimmick di quello più intelligente. Sono ancora dell'idea che ci fossero dei piani per rendere Sandow campione mondiale dei pesi massimi. Un titolo sì, del mondo, ma estremamente accessibile, forse anche troppo, a nomi non di primissimo piano. Ammettetelo, era la cintura mondiale di Serie B, non al livello di quella di campione WWE in quel periodo. E di certo un breve regno del salvatore intellettuale delle masse non sarebbe stato nulla poi di così dannoso. Ma c'è una variante di cui non tennero conto nel momento in cui lo ricompensarono con la valigetta in estate. Ossia che a dicembre, con John Cena e Randy Orton campioni, avrebbero unificato i due titoli mondiali.
Capirete quindi che con un solo grande campione dietro l'angolo, una vittoria di Sandow risultò infattibile. E questo, senza mezzi termini, spezzò le gambe del salvatore intellettuale, non riuscì più a riprendersi. Precipitò alla zona più bassa della card, divenne un jobber attraversando la strana fase delle imitazioni, sfociata nella sorprendentemente divertente alleanza con The Miz come sua controfigura, ma anche lì non riuscì a portarsi a casa una vittoria degna di questo nome, sconfitto dal Magnifico dopo WrestleMania 31. Penso saremo tutti quanti d'accordo nel dire che Damien Sandow sia stato il più danneggiato di tutti dall'incasso fallito. Si pensava che un altro potesse dargli filo da torcere, sto parlando del vincitore maschile del 2017. Ad aggiudicarsi il Money in the Bank all'interno di un ladder match ricolmo di splendidi atleti fu Baron Corbin. Vittoria a quei tempi in realtà pronosticabile, ma vi sfido a dirmi un singolo momento o segmento del Lone Wolf con in mano la valigetta. È stato un Mr. Money in the Bank parecchio dimenticabile, non trovate? Magari anche per un discorso estetico, perché ho sempre pensato che uno cupo e incazzoso come lui stesse malissimo con quella valigetta colorata. In vista di SummerSlam, John Cena affrontò Jinder Mahal nel main event di SmackDown, ma sul più bello, ecco Corbin pronto ad incassare sul Maharaja, anche se il leader della C-Nation non se n'era ancora andato. Errore di valutazione che permise a Cena di distrarlo quel tanto che basta per farlo schienare con un roll-up. Per lo status del campione su cui incassò e per la stupidità con cui venne sconfitto, è per me il peggior incasso. Soltanto a posteriori si seppe che questo e la sconfitta patita a SummerSlam contro John Cena furono una punizione per aver risposto male ad un soldato su Twitter. E sul momento anch'io pensavo che non si sarebbe più ripreso da una batosta del genere, ma mi sbagliavo. Dopo un mese dalla perdita della valigetta vinse il titolo degli Stati Uniti battendo pulito, pensate un po', AJ Styles. Ho avuto modo di parlarne nella recensione di Money in the Bank 2017. Non è stato campione del mondo, è vero, ma col passare del tempo si è consolidato come cattivo utile ad ogni occasione, con svariate gimmick. Non tutte riuscitissime, ma il suo continuo utilizzo è un più che evidente attestato di stima della compagnia. E ci avete fatto caso che fino a qui tutti gli incassi falliti hanno visto coinvolto in qualche modo John Cena? La streak del leader della C-Nation si infranse nel 2018 col Money in the Bank vinto da Braun Strowman. E questo sì, già prima dell'incasso, mi fece dire «Ok, hanno sprecato la valigetta, quanto ci rimasi male!» Il mostro che cammina tra gli uomini non aveva bisogno del Money in the Bank, nemmeno per perdere. Già il ladder match sembrò un meme, Braun Strowman contro tutti, non mi piacque per niente. Il suo periodo da Mr. Money in the Bank è riassumibile con la frase «Prova ad incassare ma viene fregato». A SummerSlam, in attesa di vedere chi avrebbe vinto al main event, venne preso a botte da Brock Lesnar, mentre a Raw, a salvare Roman Reigns, si presentarono Dean Ambrose e Seth Rollins, riformando lo Shield. Allora Strowman decise di consegnare a Constable Corbin la valigetta per ricevere un match senza interferenze. Make sure you bring it to hell in a cell. L'incasso in anticipo non era più una novità e quell'Hell in a Cell è uno dei peggiori di tutta la storia. Non solo per le azioni fiacche o per Mick Foley nominato arbitro solo per un suo reality sul network, ma anche per il finale in no contest causato dall'arrivo di Brock Lesnar abbattendo la porta con un calcio. Così con la bestia che malmena sia il Big Dog che il mostro che cammina tra gli uomini si chiuse lo show. Non sarà il peggior incasso in assoluto, ma considerando che Strowman non avesse bisogno della valigetta per fare quell'Hell in a Cell con Reigns, lo considero un tremendo spreco per il Money in the Bank. Ma mai grande quanto quello fatto nel 2022 con Austin Theory, su cui riponevo altrettanto grandi speranze. Venne inserito nel ladder match in pay-per-view in modo ottimo, senza prender parte a nessuna qualificazione. Davvero raccomandato all'ultimo minuto e riuscì a portarsi a casa la valigetta come il peggiore degli stronzi. Solo che poi successe qualcosa che lo danneggiò terribilmente e non avrei mai pensato di dirlo ad alta voce. Venne danneggiato dall'allontanamento di Vince McMahon. Your daddy's not here anymore. L'intero personaggio si basava sull'essere il cocco del chairman e senza di esso perse anche la sua protezione. Non vinse più un match e provò ad incassare in due diversi pay-per-view facendo sempre e solo figure di merda. Mi auguravo che uno come lui, giovane e chiaramente in rampa di lancio, potesse risollevare lo status della valigetta ormai ai minimi storici, consolidandosi come uno dei migliori Mr. Money in the Bank. Ma a conti fatti è stato uno dei peggiori e persino il suo incasso rientra senza problemi in quella casistica. Anche perché, non riuscendo ad incassare su Roman Reigns, decise di incassare su un titolo secondario.
il tonfo più grosso mai capitato alla valigetta in quasi 20 anni, anche più di qualunque altro incasso fallito. Perché? Perché ne hanno demolito l'importanza ed il blasone, oggetto usato per diventare campione mondiale, usato per accontentarsi da uno che consciamente pensa: non posso vincere il titolo del mondo e allora ripiego su quello degli Stati Uniti. No, 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 è concettualmente sbagliato e dannoso per tutti, non lo accetto. Che poi ok, la situazione verso il capo tribù era bloccata, ma da dove nasce tutta quella fretta di incassare? Il contratto vale 1 anno, volete farmi credere che per Theory è stato più vantaggioso questo rispetto che attendere e rischiare di far scadere il contratto, ma almeno vedere se la situazione sarebbe cambiata? Pensate a cosa è successo nell'arco di 6 mesi, se avesse aspettato dopo WrestleMania avrebbe sempre incassato su Seth Rollins, ma almeno sul titolo mondiale dei pesi massimi. Un passo non falso per il Money in the Bank, di più falsissimo, con la peggior decisione possibile per attuare l'incasso, che come se non bastasse non permise ad Austin di far sua nemmeno la cintura US, sconfitto dal visionario per via di Bobby Lashley, rimasto a bazzicare fuori ring, ma comunque sconfitto. Questi erano i fallimenti del Money in the Bank, ulteriore prova del recente calo di importanza del concept della valigetta. Per alcuni sono esaurite le potenzialità dell'incasso, non si rimane più stupiti quando succede. Non è errato, dopo aver sdoganato l'incasso opportunistico, l'incasso annunciato in anticipo e la sconfitta, non saprei nemmeno io cos'altro inventarmi con questo concetto. Non ho una fantasia così sviluppata. Però secondo il mio modesto punto di vista c'è un altro problema, il più grave, che si lega a questa domanda. Il Money in the Bank sta riuscendo nell'obiettivo di creare dal nulla delle nuove star? La risposta più onesta che mi sento di dare è no, non più, e tra tutti i vecchi vincitori ve ne direi soltanto due, solo due possono attribuire il successo delle loro carriere unicamente alla vittoria e all'incasso della valigetta. Edge e Seth Rollins sono gli unici ad essere diventati dei main eventer stabili dopo il Money in the Bank. Alcuni di voi potrebbero citarmi CM Punk o Daniel Bryan, ma per loro vanno tenute a mente altre cause scatenanti. Vero, entrambi hanno avuto le loro prime grandi ribalte in WWE con il titolo mondiale dei pesi massimi, grazie al Money in the Bank, nel caso dell'atleta di Chicago ben 2 volte di fila nel 2008 e nel 2009. Ma solo dopo si confermarono al top, il primo incanalando il malcontento popolare con la Pipebomb, mentre il secondo ancor più fuori dal controllo creativo della compagnia grazie allo Yes Movement. Con questo non escludo che non ci siano stati grandi incassi e bei momenti con la valigetta anche oltre Edge e Seth Rollins. Dolph Ziggler è stato uno dei migliori Mr. Money in the Bank della storia, con un incasso a dir poco stupendo. Rob Van Dam riuscì benissimo a differenziarsi come secondo vincitore annunciando in anticipo l'incasso. Dean Ambrose fu la ciliegina sulla torta all'interno di un doppio cambio di titolo tra tutti quelli dello Shield. E per The Miz, la sua prima valigetta gli permise di arrivare nel main event di WrestleMania e vincerlo. Ma nessuno di loro è riuscito a restare ai piani alti della card e nemmeno a tornare campione mondiale senza l'ausilio di un secondo incasso. E per favore non fatemi iniziare con tutti i pessimi campioni e brutti regni generati dal Money in the Bank. I vari Jack Swagger, Sheamus, Alberto Del Rio, Big E, tutta gente su cui è chiaro non ci fossero grandi piani. Persino Edge, che venne elevato a dovere dalla valigetta, forse l'atleta maggiormente riconducibile ad essa, ebbe un primo regno cortissimo, usa e getta, da campione di transizione giusto per tornare al punto di partenza. Poi mi stavo dimenticando di citarlo perché non ha neanche avuto il tempo di incassare, ma parlando di fallimenti legati al Money in the Bank, come non tirare in ballo Otis, forse il flop più grande allo stesso tempo non richiesto nella storia della valigetta. E non è che le donne se la stiano passando tanto meglio, certo, non ci sono ancora stati incassi sbagliati, ma dal 2017 ad oggi la presentazione della valigetta bianca è stata pessima sotto ogni punto di vista. Carmella, l'unica ad aver atteso più di un giorno prima di diventare campionessa, fece un regno terribile, ma poi il trattamento delle Miss Money in the Bank è stato identico praticamente tra tutte ogni anno. Incassi rapidissimi attuati tutti tra la sera stessa o al massimo quella dopo a Raw, perché tutta questa fretta? Specie nei casi di Nikki e Sage e Liv Morgan, la mancanza di una preparazione all'incasso le danneggiò, senza contare quanto fosse ridicolo arrivare al pay-per-view Money in the Bank e beccarsi il solito incasso femminile. Non basta dare la valigetta a qualcuno e sperare che dalla sera alla mattina diventi una star. Serve una costruzione, servono delle storie avvincenti in modo da rendere quella valigetta una minaccia per il campione e soprattutto serve vincere.
Damien Sandow, Austin Theory, The Miz quando gli diedero il Money in the Bank per la seconda volta, solo per toglierlo dalle mani di Otis, subirono tutti una serie di sconfitte infinite che a conti fatti finirono col privare di importanza non solo il wrestler in questione, ma anche la valigetta che avevano. Ecco perché mi sento di dire che, soprattutto negli ultimi anni, il Money in the Bank stia fallendo, miseramente in quello che dovrebbe essere il suo obiettivo primario, ossia creare nuovi main eventer. Questi erano i fallimenti legati alla valigetta del Money in the Bank e spero vivamente che la situazione possa migliorare. Mi auguro che il signore e la Miss di quest'anno possano far qualcosa di spessore. Già per Io Sky, aspettando una settimana, è diventata la seconda detentrice della valigetta più longeva dopo Carmella. Voi invece cosa ne pensate dei fallimenti del Money in the Bank? Quali sono secondo voi le stelle davvero costruite, generate dalla valigetta? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.